Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per mangiare. Adesso vi spiego un po' per prendere la sedia. Allora, praticamente ci sono due cose che io amo fare nella vita. Cioè, no, ci sono più cose che amo fare nella vita, ma in particolar modo a me piace fare video e mangiare. Quindi combinare questa cosa insieme per me è tipo l'apoteosi del canale YouTube. Oggi ho deciso di provare una cosa nuova, ovvero un ristorante shabu. Ma che cos'è questo shabu e perché va tanto di moda adesso qua a Phuket? Sono andata a guardare su internet e ho capito che shabu è un piatto, o meglio un modo di mangiare originario cinese, che però è stato adottato nel 900 dal Giappone e consiste nell'utilizzare una hot pot, quindi una pentola con del brodo bollente dove si va a intingere carne di varie tipologie e varie verdure. Dopodiché si estraggono dalla pentola bollente, si immergono in alcune salsine specifiche che andremo a vedere e si mangia. Quindi è un modo di mangiare bello per due motivi. Primo, per la condivisione, perché comunque questa pentola è al centro, ci sono le varie pietanze da cucinare intorno e si condivide. E seconda cosa, è carino perché appunto è fai da te, nel senso che tu cucini le tue cose direttamente sulla tavola. E secondo me sta spopolando in Thailandia appunto per questa cosa, perché in Thailandia c'è un po' questa usanza anche del barbecue. Si va a mangiare fuori il barbecue con formule all you can eat, dove c'è un lunghissimo buffet dove ti prendi quello che vuoi, te lo porti al tavolo e poi c'è il tuo bel barbecue sulla tavola. Magari qualche volta andiamo a mangiare anche lì, perché ovviamente, cioè, vuoi mettere, cioè, devo fare un video dove si mangia, posso io forse dire di no? Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a mangiare. Sono affamatissima, sono super super curiosa di provare questo shabu. Non mi rimane che recuperare mio marito e andare a mangiare. Mua, more, Peking Cow. Ragazzi, ma è chiuso? Hanno cambiato gli orari oggi. Cioè, oggi è il 18 e oggi hanno cambiato gli orari. Prima aprivano a mezzogiorno, oggi aprono alle 4. È l'una e mezza, io ho fame. Niente, ripieghiamo su un piatto di noodle e torniamo più tardi. Ok ragazzi, sono le 8 di sera e siamo riusciti ad arrivare al ristorante. O meglio, non è tanto lontano. Siamo a Chalong. Però, non avevo fame, nel senso che alle 4 prima, ma siamo andati a fare snorkeling. Comunque siamo arrivati, questo è il posto, non c'è un cane? Ciao. C'è Mua con la maglietta per pranzo in Thailandia, anche se cena. Allora, questo qui è il menù, 289 baht a persona. Se non mangi tutto quello che ordini devi pagare 50 baht extra. Ci sono varie zuppe, poi ci sono maiale, i gamberi, il pollo, Dori, non mi ricordo che cos'è Dori, perché quando penso a Dori mi viene in mente il pesce di Nemo. Cos'è Dori fillet, Mua? Allai? Pa Dori. Allai, ah, pla. Yeah. Vedi, mi viene in mente Dori quella di Nemo, ma non è lo stesso. Dori Sam Nemo? Yeah, look like. Come look like? Mangiano i pesci Nemo qui. Poi c'è il tofu, il pad thai, perché è molto thailandesizzato questo menù in realtà. Riso, instant noodle, i poppia, gli involtini, questi li adoro, ne mangerò. Poi abbiamo un Thai dessert, il gelato, la zucca a me non piace, una lattina. E se vogliamo invece fare il menù extra per mangiare il salmone crudo, che io adoro, ma sono incinta, non posso mangiare pesce crudo, porcaccia la miseria. E oh, la bistecca. Abbiamo ordinato, ci abbiamo messo circa quelle 6 ore, tra un po' praticamente chiude, no scherzo, ci hanno portato le salsine, piccante, questa la conosco, sì, oh, questa è quella che piace a te, vero? This I know that you like, lo so, sei capace di farti i panini, questo altro peperoncino e garlic. E qua invece ci siamo fatti portare la zuppa Tom Yum e il brodo, la clear soup, il brodo normale, e abbiamo ordinato un po' di cose e tra un po' arrivano. Allora, sono arrivate le prime pietanze e c'è un vassoio di varie verdure. Poi abbiamo qua le fettine di carne sottili, perché si devono cucinare all'istante nel brodo. E varie tipologie di maiale abbiamo ordinato,
il pesce e i gamberi. Allora, si prendono le bacchette e poi mangiamo questo. Cosa devo fare? Proprio così? Non è che sia proprio facile. Qua? Sì. Così? Quanto tempo? Per poco. Mi devi proprio dare una sbollentata. È già pronta. Dove vai tu? È già pronta così? Ah? Is ready? Sì? E poi la devo pucciare dove? Quale? Una, due, questa? Yeah. Assaggiamo questa cosa. Ho già sbrodolato tutto e c'ho tutto il vapore della zuppa. È buonissimo. Nel frattempo Mua inizia a preparare la zuppa, perché lui è esperto, vedi, lui fa sempre quello che non sa le cose, ma in realtà lui sa come si fa a fare una buona zuppa. Sì, sì. Vai chef Mua, facci una bella zuppa. Sono arrivati gli involtini con i gamberetti che io amo. Posso ordinare ancora? Allora. Invece adesso sono arrivati questi mini involtini al formaggio. Un po' la mozzarella, buona, mamma mia. E il primo gambero è finito nella zuppa. Seguo il secondo e ci facciamo una bella zuppa tom yum. Thai style. Spicy. Allora, non fatevi ingannare, Mua, a parte sempre morbido, sembra sempre che mangi un pochino, ma poi in realtà mangia tantissimo. Allora, questo è il gamberetto già sgusciato che io vado a pucciare la zuppetta qua. Ottimo. Mi sono rimaste solo due fettine di carne, quindi abbiamo fatto un secondo ordine. Ed ora mi faccio la zuppetta tom yum. Quindi prendo la mia ciotolina, prendo il mio mestolino qua e assaggio la zuppa tom yum che ha fatto Mua. Ci sono anche i funghi e gnocchi dentro. Ne prendo poca perché, conoscendo gli standard piccanti di Mua, ho paura a mangiare. Nel frattempo sono già riuscita a sbrodolarmi ed è arrivato il secondo round. Adesso assaggio la tom yum che ha fatto Mua, che è buonissima. Ovviamente è piccante, però Mua, io ti amo. Beh, ma tu, ma la Madonna, ma che a little bit, a little bit per un Thai, per me che sono italiana è già oltre la soglia. Ma poi quanto è carina l'idea di mettere la pentola doppia, quindi doppia zuppa, così abbiamo diviso il pesce e la carne, diciamo, per non mescolare troppo i sapori. Allora ragazzi, io ho finito la mia parte, ho già appoggiato i piattini e aspetto qua il dessert, però prima aspetto che Mua finisca di mangiare, il che potrebbe richiedere molto tempo, perché lui è resiliente quando si tratta di cibo e con calma se mangia tutta la Thailandia. Mua sta andando avanti con la sua zuppa, io ho ordinato un fantastico gelato della Wolls, che è l'Algida, e ho chiesto il gusto unicorno e taro. Quanta fumera! Cioè, sta ordinando ancora e io ho qua il gelato, le mie palline al taro e unicorno. Ragazzi, è la prima volta che mangio il gelato al taro, che è tipo una radice, no, un tubero, non è una radice, è un tubo, insomma sembra la patata. Adoro. Meraviglioso. Il taro è un'invenzione stupenda e anche le caramelle al taro sono buonissime. Vuoi metterci anche un po' di gelato nella tua zuppina, amore? Ma anche l'interno. Ok. Ha detto che smette di mangiare quando chiude il locale. Bravo Mua, mangia che fa bene mangiare. Buono. Bene ragazzi, sono le 9:55, siamo stati bravissimi perché abbiamo finito a 5 minuti prima della chiusura, ovviamente siamo rimasti solo noi, non c'era comunque molta gente anche perché è lunedì, ma solitamente è affollato qua.
cioè il weekend è molto affollato. Andiamo alla cassa e poi vi dico quanto abbiamo speso. Ok ragazzi, abbiamo pagato, finito, siamo pieni come due, cioè io poi non ce la faccio, non so più dove mettere questa pancia. Ho deciso di concludere il video a casa perché c'era la sala trafficata e non riuscivo a parlare, e no, è acqua, sono una casinista però giuro che è acqua. E mi sono messa qua sul divano perché devo aspettare un po' prima di andare a letto per ovvie ragioni, per non rimettere. Questo è lo scontrino della nostra cena, abbiamo speso un totale di 578 baht, ovvero 15 euro e qualche centesimo, quindi poco più di 7 euro a testa. E come potete vedere, quindi abbiamo pagato solo la cifra, diciamo, dei 289 baht che ci sono sul menu. Tutto il resto è incluso. Si può riordinare tutte le volte che vuoi, fino a chiusura del locale. Noi ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Ciao e alla prossima. Ciao. E dai, baci anche tu adesso, dallo a me. Senti qua, senti. Tocca. Tocca. Mamma mia. No, non si muove adesso, schiacciata dal cibo.